povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Siamo con l'organizzatore, quello che ha fatto la chiamata per questa serata di riunione qui a Piazza Guido Monaco per manifestare contro l'attentato di questa mattina. È Filippo Gallo, che tutti conosciamo, sempre nostro scrittore su Informarezzo. E gli vogliamo chiedere da cosa è nata questa idea e perché siamo qui per manifestare stasera, perché abbiamo una piazza piena di giovani. La piazza piena di giovani direi che è il segnale forse più importante, una giornata che è triste per tutto il paese. Quando si tocca una scuola io credo che si tocchi l'innocenza di tutto il paese, che significa che non facciamo più salvo niente, non ci sono più confini, anche se la matrice non è ancora identificata, è un attentato vile che deve essere condannato in tutti i modi. Per questo in questa piazza, insieme a tante altre piazze come quella di Brescia, di Piazza della Loggia, come la stazione di Bologna, piazze simboliche come Scafati, Palermo, cioè oggi gente si è ritrovata in piazza con un tam tam tamburellante, ho solo fatto l'innesco. Siamo qui per dire no alla violenza, qualunque essa sia, perché potrebbe essere anche un pazzoide, non solo un mafioso, però è la violenza che noi rifiutiamo. Credo sia questo il messaggio che vogliamo dire. Ho letto bellissima una frase di Caponnetto che dice: la mafia teme più la scuola che la giustizia. E questo mi sembra che sia un messaggio importante. La scuola va difesa dalla violenza a prescindere. La risposta è questa. La risposta non è nella sola legalità, nella sola autorità. La risposta è nella cultura della legalità che si deve diffondere in questo paese. La risposta non può che essere culturale prima che dura e politica in seconda istanza.